e l'ho voluto dichiarare con il mio decreto su tutto il Veneto. Non ha fatto stagione turistica, punto, c'è altro da aggiungere, della super nevicata che c'è stata adesso e tutte le difficoltà che ci sono poi. L'emergenza ha significato disagi, il blackout, lo scandaloso blackout senza luce, non per un'ora, due ore, tre ore, per un sacco di tempo. Da un lato ci sono stati tutti questi guai, dall'altro voglio anche dirvi che abbiamo anche i primi grossi problemi di impianti di risalita. I meteorologici sono peggiori di quelli del 2010. Di evacuazione, e se va avanti così lo faremo, di ospedali, tipo Monte di Venza, e questi continuano a mostrarmi in televisione Fiumicino. Arriverà un po' i dati, una calamità in tutto bene, di un'interruzione, poi pioggia ancora, si parla di arrivare a metà della prossima settimana, ma la grande preoccupazione ce l'abbiamo sulla temperatura. Questo è il 2010. Sono opere che comunque ci hanno permesso di respirare nell'emergenza, però sono chilometri e chilometri di argine. Ci vuole un piano, noi lo chiamiamo spesso piano Marshall, ma comunque un piano strategico per il dissesto idrogeologico. Il Veneto ha 2 miliardi di opere da fare, ne abbiamo finanziate circa spannometricamente 400 milioni. Vi ricordo che per la prima volta nella storia questa regione nel 2010 stanzia circa 50 milioni all'anno, anche 100. Ma c'è la necessità che si pensi che bisogna fare un piano nazionale, no? Con loro 600.000 imprese e che sono messe in discussione da una pioggia in tutto il Veneto. Due, l'altra comunicazione volevo darvi. Noi abbiamo i comuni che sono disastrati da tutte le regioni qui in Veneto. Il vero esercito è quello dei volontari. Noi abbiamo centinaia di persone sopra i tetti in questo momento, tutti i volontari che sparano neve. Non transigeremo con Roma su questo, perché questa è una vera calamità, da nord a sud di Veneto, cioè nord a sud del Veneto. Est e ovest del Veneto. Il problema è questo, messo qua la parte. Faremo richiesta a tutti i comuni che ci segnalino i danni. Stiamo facendo quel tipo di operazione. Abbiamo finito, perlomeno l'Enel l'ha finito con ieri a Logico e il versante Fratta Gorzone questa volta. Tutte le altre realtà, grazie alle opere, grazie a tutta una serie di situazioni, sono abbastanza sotto controllo. Il problema è momento a 7-8 passa Padovana, perché ormai siamo al limite totale, soprattutto gli argini che sono un po' più leggeri rispetto ad altre situazioni. 1450 volontari oggi, in questo momento ne abbiamo 2670, a questi poi corrispondono altrettanti però sull'intero territorio. Una cosa importante è che stiamo facendo qui assieme in sala operativa, man mano che c'è una tipologia di emergenza abbiamo anche i vari settori. Finché il mare riceve andiamo ancora in una situazione di sufficiente controllo, perché il Veneto orientale che ieri era preso, ci stiamo coordinando anche con il Friuli per quanto c'è l'ospedale e quindi mese sicuramente pesante su quell'aspetto delle precipitazioni. Tutto nell'ambito di quella che è la possibilità di resistere soprattutto degli argini, perché dobbiamo ricordare che nel 2010 l'alluvione è stata dovuta a più di 30 rotture di argini ed hanno dato una risposta. Quello che è il problema è che attualmente si sta allagando il sistema secondario, perché dai consorzi di bonifica, geni civili e a tutte poi le forze dell'ordine, insieme ai sindaci, senza appunto di opere significative come Caldogno e Trissino, che al di là delle lungaggini burocratiche di ricorsi, dobbiamo ricordare che siamo sempre sotto appunto la tagliola di quei ricorsi che magari anche il singolo, giustamente per difendere la propria proprietà, poi però mette in difficoltà l'operatività, è fondamentale nella tempistica. Le regioni stanno chiedendo con forza che anche nell'eventualità ci sia un piano nazionale, questo non serve a niente, perché quelle risorse che magari aspettiamo anche da qualche anno, noi abbiamo fatto un accordo ancora 7 anni fa e abbiamo ricevuto su 50 milioni, ne abbiamo ricevuto 17, di cui dobbiamo anticiparli noi e non sappiamo quando andremo appunto a pagare.
considerare tutto quello che è la tempistica dalla progettazione all'occupazione dei terreni che servono alla realizzazione dell'opera. Servono appunto i commissari con poteri per fare il grande commissario, che sia tecnico, politico, che abbia i poteri per entrare a... E torna anche nelle more dell'approvazione del bilancio, quindi appunto oggi lo stanziamento del 1 milione di euro arriva dalla protezione civile per gli interventi di prima necessità, contributi a comuni o le cose che servono proprio per le cose immediate. I nostri tecnici dicono su ogni comune, vi ricordo che la nostra alluvione è stata quella, l'alluvione del federalismo, perché ho deciso di non fare i pagamenti della regione, ma decide ogni comune in base ai dati raccolti, gli abbiamo dato la cifra. Se c'è qualcuno che avanza soldi perché devono ancora portare le ricevute in comune. Se degli altri piani extra Porzia sono 630 lavoratori, senza riassumare i piani vecchi di dismissione. Electrolux, dal punto di vista dei contenziosi collettivi, fa scuola, quindi vogliamo fare scuola in maniera positiva, perché se la soluzione fosse ridurre a 6 ore lavorative al giorno e ridurre di 400-300 euro al mese lo stipendio, penso che questo non significa agevolare tutti gli altri contratti di lavoro in giro per il Veneto. Parlando di Valdastico Nord, e noi abbiamo confermato la nostra assolutamente piena, ferma volontà a sostenere il prolungamento verso nord della Valdastico. Loro non è mio. Il Presidente mi sembra una persona attenta e per cui spero si trovi una soluzione. Abbiamo parlato di altri temi fondamentali, quindi Trento, Trentino Alto Adige, ma lì bisogna fare lavori, c'è cioè, un comune di confine, Fondiovi.